Gravissimo episodio di cronaca durante la notte appena trascorsa in Viale dello Stradone, dove è stato dato alle fiamme il chiosco di Porta Montanara. L'episodio, ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale, è avvenuto intorno alle 3:30 di notte, quando l'esercizio commerciale era appena stato chiuso dal titolare. Le immagini catturate dalla videosorveglianza, ora in possesso dei carabinieri, raccontano i proprietari dell'attività di ristoro, ritraggono un uomo impegnato a dar vita all'incendio con della benzina. Questione di un attimo e tutto il retro del fabbricato di legno, in particolare la zona cucina, è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente alcuni residenti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme al 115 prima che le fiamme avvolgessero tutta la struttura e si diffondessero lungo Viale dello Stradone, nell'area verde nella quale sorge il chiosco. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso quindi il salvataggio di buona parte della struttura, salva l'area dedicata ai clienti, anche se il tetto e la cucina hanno subito ingenti danni e una vetrata è andata in frantumi a causa del calore raggiunto dalle fiamme. Il grave episodio di intimidazione non è stato tuttavia l'unico increscioso episodio di cronaca della scorsa notte al chiosco. Qualche ora prima dell'incendio, infatti, una violenta zuffa aveva generato il panico fra gli avventori dell'attività e, secondo i titolari dell'esercizio commerciale, i due fatti sarebbero strettamente connessi. Il responsabile della rissa era stato allontanato dal locale solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, un italiano, era arrivato al chiosco accompagnato dalla compagna. La ragazza avrebbe tuttavia attirato l'attenzione di un altro frequentatore, forse uno sguardo, forse un apprezzamento non gradito, e per difendere la propria compagna, l'uomo avrebbe preso a male parole l'altro cliente. Secondo il racconto di alcuni testimoni, le parole sarebbero state seguite da uno schiaffo. Fatto sta che è immediatamente nata una violenta rissa. Vano, a quel punto si è rivelato l'intervento del proprietario del chiosco, coinvolto a sua volta nel parapiglia. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha posto fine al tafferuglio, poi la serata è proseguita tranquilla fino all'orario di chiusura. Il titolare è arrivato a casa, ma dopo appena un quarto d'ora il cellulare ha iniziato a suonare, il locale era in fiamme. La verità sui due episodi, la possibilità che questi siano connessi, è ora al vaglio dei carabinieri.